Signore e signori, ci siamo. Questa è l'occasione per dimostrare di essere i più forti. Siamo nell'arena dei giocatori. Dinanzi a tutte le persone, il nostro avversario gioca Blue Eyes. Anche lui è un mirror match, ragazzi. Oh oh. Ed evoca tra ghiglietti così a buffo. Sono sbalordito, ragazzi. Addirittura il link è aggiornatissimo. Ci mette anche il package con gli occhi galattici. Oh oh oh. Ma mi lusinghi così, non devi farlo. Riempi anche il terreno di funzioni questa stronzetta. Molto bene, e allora è il momento di dimostrare il nostro overpower. Iniziamo mettendo sul terreno tutti i nostri mostri più potenti. Però sul terreno ho ancora tutti i mostri più potenti. Te li metto tutti in difesa, va bene? Senza perdere tempo. E adesso è arrivato il momento di mettere il mio mostro più potente. Vai, Drago Cosmax! Portaci alla vittoria! E mostra al mondo tutto il potere dei giovani! Ti invito a seguire tutto questo video perché questo gioco penso ti interesserà. Yu-Gi-Oh! È un gioco stupendo, signori. Purtroppo molti giocatori non possono avere tutte le carte che vogliono, non possono avere tutti i deck che vogliono, un po' perché le carte costano troppo, un po' perché non sanno dove andare a prenderle. Vi spiego oggi come scaricare il gioco più bello e più aggiornato di Yu-Gi-Oh! Sei pronto? E allora, andiamo! Allora signori, la cosa è molto facile, vi ho lasciato tutti i link in descrizione, non preoccupatevi. Incollate nella barra del link il mio link, ovviamente. Premete invio e vi porta su questa pagina. Per scaricarla voi dovete solo premere su scarica, vi si aprono i soliti pop-up, sì. E vi mette a scaricare il file RAR. Nel frattempo, se non sapete cosa fare, andate sulla pagina Discord, ragazzi, dei creatori del gioco. Vi ho messo anche il link di questi in descrizione, quindi però andateci, ragazzi, fatemi il favore, perché loro sono quelli che hanno creato tutto il gioco, sono quelli che hanno creato proprio da zero. La persona a cui vi prego di inviare i più sinceri ringraziamenti è questo, Sefo09. È grazie a lui che questo gioco legge la ban list di oggi, le carte di oggi. È grazie a lui che possiamo accedere a tutte le carte che ci sono e possiamo giocare veramente con gli ultimi deck. Quindi sotto nei commenti vi ho lasciato un messaggio se qualcuno di voi non conosce l'inglese. Io per esempio gli scrivo semplicemente thank you man. Una volta scaricato il RAR, voi avete bisogno ovviamente del programma WinRAR, lo aprite ed estraete tutto. Questo è quel che avrete tra le mani. Ragazzi, non dovete installare nulla, non dovete scaricare altre cose, dovete semplicemente premere due pulsanti e partite. Per giocare dovete andare su programma. Nel programma andate sull'exe, l'applicazione. Ok, quel che vi consiglio è sempre di premere col destro, questo qua. Una volta creato il collegamento, voi lo trasportate sul desktop, mettete Yu-Gi-Oh! 2, in caso lo volete. Così! Sul desktop voi ce l'avete, premete due volte e il gioco si avvia, ragazzi. Questo è il gioco e adesso lo andiamo ad esplorare molto tranquillamente. E sono contento di fare questo video, vi assicuro con tutto il cuore. Guardate, per davvero. Adesso potete fare diverse cose, ovviamente. Potete giocare online, potete vedere i replay, potete modificare il deck. Ma quel che vi consiglio è di andare subito nelle impostazioni, in modo che potrete andare a modificare i valori secondo ciò che piace al vostro computer. Mi spiego meglio. Se avete un computer un po' datato, un po' poco potente, sarà bene non andare a mettere tutti questi effetti. Questo gioco spreca tantissima memoria perché ologrammi, cose, effetti, è veramente tosto. Se doveste aver problemi, provate a disattivare questi parametri qui e provate un po' a abbassare il frame rate o a diminuire la risoluzione. Questa è la primissima cosa, ragazzi, che proprio è meglio evitare. Quel che voi volete ovviamente è giocare online, ma voi sapete, ragazzi, non possiamo giocare online senza avere un deck. Sarebbe come entrare a fare una partita di calcio senza avere una squadra. Quindi potete andare tranquillamente su modifica deck, crea nuovo, digitate un nuovo nome al vostro deck, per esempio mettiamo deck di prova, io metto. Una volta creato il deck è vuoto, quindi voi dovrete andarlo a rimpinguare di carte. Modifica. Per modificare il deck, questa è la stringa di ricerca. Qui scrivete il nome della carta che vi interessa inserire. Ovviamente, ragazzi, ricordate, dovete scriverlo in inglese perché i server sono inglesi. La lingua deve essere comunque l'inglese per permettere a tutti i giocatori del mondo di giocare. Non prendetevela con me, l'inglese è la lingua madre, diciamo, della comunicazione internazionale, e questo vale soprattutto per internet. Mettiamo che volete fare il mazzo drago bianco QB, quindi scriveremo white
Ed ecco qui, vedete, già compaiono i nomi dei draghi bianchi. Per inserire la carta dovete premere col tasto destro del mouse, quindi noi premiamo 3 volte per entrare. Ok, scriviamo per esempio, ci serve il drago bianco alternativo, scriviamo alternative, blue eyes. Non ci compare perché abbiamo scritto male, scriviamo semplicemente alternative, ecco qua ci compare un altro. Mettiamo un altro mostro, per esempio ci serve il saggio con gli occhi di blu. Ci serve per esempio la fanciulla, mettiamo la fanciulla e così via. Per togliere le... allora, potete per trasportarle nel side deck, tenete premuto col sinistro e le portate nel side deck. Per rimuovere le carte dovete premere col destro e togliete le carte che non vi interessano più. Una volta terminato il vostro deck, voi premete su salva e poi uscite. Vi chiederà ancora di salvare il deck, quindi insomma non c'è il minimo problema. Adesso andiamo a vedere come giocare. Possiamo fare allora modalità online. Questo è il server con il nome del signore che abbiamo ringraziato prima. Quindi vi ripeto, grazie a lui che stiamo giocando a questo gioco. Cioè anche grazie a lui, ma soprattutto grazie a lui. Quindi ragazzi, veramente siate riconoscenti. Qui potete modificare il vostro nome. Questa è la chiave di ingresso internet che non ci interessa. Potete fare diverse cose, potete sia giocare contro il computer, modalità intelligenza artificiale, sia giocare in tag, sia fare un match, quindi una partita al meglio delle tre, oppure semplicemente fare un duello normalissimo. Possiamo premere per esempio modalità, e sappiate che in queste modalità andremo a giocare con delle persone vere su internet, in modalità artificial intelligence andremo a giocare contro il computer. In questo caso ci interessa ovviamente giocare contro altre persone. Mettiamo gioca. Bisogna selezionare il deck, chiaramente. Proviamo, mettiamo un Cyber Drago, per esempio. Vi anticipo anche, diciamo, dai, i deck che vi farò vedere. Selezionate questo per far capire al gioco che siete pronti. Vi darà un giocatore che avrà scelto la vostra stanza. In questo caso mettete inizia. Vabbè, a me è finita subito la partita perché ha perso connessione. Però, vabbè, ci dice anche ovviamente, ci registra tutto quello che facciamo qui. Vabbè, avete capito insomma come funziona. Se non volete aspettare o non volete giocare contro altre persone, mettete in modalità intelligenza artificiale. Vi darà un deck che sceglie stavolta il computer, questa volta l'old school. Noi come sempre mettiamo, selezioniamo il nostro deck e diciamo possiamo sia osservare il duello ma sia ovviamente giocare. Noi ovviamente vogliamo giocare. Abbiamo perso al dado ed ora giochiamo tranquillamente. Il gioco inizia la sua partita e possiamo andare. Possiamo fare tutte le mosse che vogliamo, possiamo fare tutti gli effetti del gioco. Insomma, il gioco inizierà a darci, insomma, quell'appetito, comincerà a divertirci, diciamo, ecco. E così via, insomma, poi possiamo giocare, insomma. Giocheremo al meglio di quel che ci interessa. Vabbè. Ora, al di là di questa partita, possiamo andare a vedere il nostro extra deck e il nostro deck non possiamo controllarlo, possiamo andare a vedere il deck dell'avversario per giocare. Qui vi dà ovviamente tutte le possibilità, possiamo incatenare tutto, nel senso che ogni mossa che fa il nostro avversario ci dice vuoi fare questo, vuoi fare quest'altro, possiamo anche chiedergli di incatenarci automaticamente, cioè ci dà la possibilità di rispondere alle giocate avversarie solo quando c'è la possibilità, oppure ignora catena, in modo che non rispondiamo a nessuna giocata dell'avversario. Possiamo anche rischiare la nostra mano, non l'ho mai capita sta cosa, e andare a fine turno. A fine turno l'avversario farà tutte le giocate, ora siamo contro il computer, quindi va abbastanza velocemente. È un deck old school, quindi insomma è... vi dà la possibilità anche di giocare contro i deck abbastanza divertenti, insomma, i deck del passato che ci piacciono, quindi e possiamo, ogni volta che vinciamo o perdiamo, possiamo salvare il replay. Come si fa a salvare il replay? Il replay con l'L ce lo dice, possiamo anche dargli un nome. Io per esempio lo chiamo Popa. Questo è il gioco, signori. Questo è il gioco di Yu-Gi-Oh! Pro 2, ovviamente. E adesso un'ultima cosa, vediamo come inviare i replay. Anche questo è molto facile perché dovete entrare nella cartella di installazione, nella cartella programma, quella che vi ho fornito io. Andate su replay, selezionate il replay che più vi interessa. Mettiamo per esempio volete inviarmi questo. Fate copia, lo mettete sul desktop, andate su Gmail e lo inviate all'indirizzo danielagaetano70. Scrivete replay ed inserite come allegato il file replay che avete messo. Scrivete magari ciao Anto e inviate. Ecco fatto.
Signori, spero che il video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Questo è un gioco veramente bello, signori, veramente aggiornato, con una grafica stupenda e può regalare molte soddisfazioni per l'appunto. L'unica cosa che devo dirvi però è che, sappiatelo, spreca tantissime risorse. Gli ologrammi sulle carte, quello è tantissimo carico per la CPU. Quindi fate attenzione a questo e magari mentre ci giocate tenete chiuse tutte le altre applicazioni. A parte questo, ragazzi, divertitevi, condividete questo video con i vostri amici, ma soprattutto quando volete inviarmi le vostre partite più belle, inviatemi i replay da questo gioco, giocate su questa applicazione e andate nella cartella replay e inviatemi tramite mail. Fatelo con questo gioco, non con le versioni precedenti, altrimenti la mia versione di Yu-Gi-Oh! Pro 2 non riuscirà a leggervi. Non sai come fare? Stai tranquillo, perché qui sotto in descrizione ci sono tutte le indicazioni. Ci sono tutte le indicazioni con cui anche te potrai diventare un vero over. Ti ringrazio di aver seguito questo video, stay over e soprattutto onore in battaglia! E soprattutto sempre onore in battaglia! Stay over, stay over, stay over!